a cui si può andare incontro con valutazioni sconsiderate. Se mi spiego. Questo piccolo processo per evitarne uno vero. È così, no? Quindi pigliate spunto. Va bene? Vi auguro una buona procedura di proseguire nella rappresentazione e miglioreremo le. Io dopo vi farò fare un giro del tribunale per farvi vedere qualche cancelleria e come funziona il tribunale. Buon proseguimento, eh? Come già ha detto il dottore Della Iera, vi do anch'io il benvenuto qui al Tribunale Ordinario di Castrovillari, che come ci siamo detti in formazione è soltanto il luogo in cui faremo la simulazione, ma non è il luogo per i minori. Abbiamo detto essere Catanzaro, però giustamente, poiché siamo quasi 90, più di 90 scuole quest'anno che hanno aderito al progetto, non possiamo andare tutti quanti al Tribunale di Catanzaro, altrimenti non potrebbero fare mai udienza e purtroppo non possiamo impegnare o sloccare l'andamento della giustizia, diciamo. Vi lascio i saluti della dottoressa Malamaci, che è la presidente dell'associazione CIAC Formazione e Legalità, con cui quest'anno ci siamo costituiti. Il nostro progetto è supportato da questa associazione, dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, la cui presidente è la dottoressa Chiodo, e da altre associazioni come il Centro di Solidarietà Calabrese. Tutti questi nomi che vi ho appena fatto sono enti che supportano ogni anno questo progetto che ha la sua quinta edizione. Per voi è la prima partecipazione, però per noi che già lo facciamo da questo tempo è la quinta. Non è una recita, a noi non interessa che sappiate queste parti in modo perfetto. Quello che mi interessa è che capiate il senso del progetto e di quello che state facendo e che soprattutto ricordate che quello che voi oggi simulate, come diceva già il dottore Della Iera, avviene nella realtà dei fatti. Quindi è un progetto che dovrebbe essere un progetto di educazione alla legalità che cerca di evitare che possiate trovare come imputati, ma vi auguro che possiate essere in qualità di presidenti, di commissari o avvocati. Possiamo dare inizio alla simulazione con la Madonna Casale di Giacomo, nata Praia al Mare Cosenza, il 0505-2000, è residente a Catanzaro, alla via Battistini, numero 11. Presidente, condivido con l'avvocato Marini la richiesta di sentire la persona offesa, con voglio protetta, per intenderci come se dovesse consentire l'incidente probatorio. Le restanti parti mi autorizzano a dirle che sono d'accordo. Congiuntamente, chiediamo che della possibilità di partecipare e per una migliore organizzazione della discussione dei testi, Gaia venga sentita subito prima dei deputati. Non ci sono questioni, non vedo motivi di chiedere la richiesta e assistere a rispondere alla posizione della persona offesa, che avrebbe dovuto essere sentita come testi dell'accusa, prima del testimone della difesa. Non essendo proposte altre questioni criminali, dichiaro aperto il dibattimento e diamo lettura dei capi di imputazione. I ragazzi imputati sono obbligati ad alzarsi in piedi. Vi ricordo che siete qui per rispondere ai seguenti reati e quindi cancelliere di lettura dei capi di imputazione. Del delitto di quegli articoli 81 capoverso, 600 del comma terzo e 604 codice penale.
perché in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con azioni commesse anche in tempi e luoghi diversi, realizzavano e divulgavano tramite applicazione WhatsApp sul gruppo Tavernauti materiale pedopornografico, ritraendo la minore Gaia Procopio, in Catanzaro dal 26 settembre e sino al 15-12-2014. Del delitto di cui gli articoli 110, 600-ter e 604 del Codice Penale, perché in concorso tra loro in esecuzione di una medesima risoluzione criminosa e con azioni commesse anche in tempi e luoghi diversi, utilizzando effigie del volto della minore Gaia Procopio ed abbinandola ad immagini di nudi femminili di diverse persone, realizzavano materiale pedopornografico che poi divulgavano tramite WhatsApp. In Catanzaro sino al 15-12-2014. Del delitto di cui gli articoli 110, 81 capoverso, 595 codice penale, perché in concorso tra loro e l'esecuzione di una medesima risoluzione criminosa, con azioni commesse anche in tempi diversi, comunicando con persone attraverso social network o WhatsApp, ed ivi diffondendo le immagini descritte ai casi, offendevano la reputazione della minore Gaia Procopio in Catanzaro sino al 15-12-2014. Del reato di cui gli articoli 110 e 660 codice penale, perché in concorso tra loro, indirizzando i ripetuti messaggi di contenuto desiderio tramite l'applicativo WhatsApp, del tenore se la sagra della cellulite è un corpo orribile e simili, nonché inviandole ripetutamente messaggi in chat, proferendo nei suoi confronti, pesando ingiurie, con espressioni del tipo troia, zoccola, molestavano la minore Gaia Procopio, in Catanzaro sino al 15-12-2014. Del delitto di cui gli articoli 110, 580, comma primo e secondo, in relazione dall'articolo 579, comma terzo, numero 1, codice penale, perché in concorso tra loro, con le condotte reiterate indicate, nei capi che precedono, determinavano la minore Gaia Procopio a tentare il suicidio, azioni che conseguiva una malattia che ne poneva il pericolo alla vita, in Catanzaro 15-12-2014. Invito il pubblico ministero d'attesa a comunicare le fonti di prova. Chiedo che siano ascoltati i testi, ispettore Atelli, la dottoressa Maria Galimberti, Bettina Cirillo, amica della persona offesa, e la persona offesa, Gaia Procopio, che non ho potuto sentire prima per il suo stato di salute. Chiedo infine l'esame degli imputati. Oltre all'esame dei testi del pubblico ministero, chiediamo che siano ascoltati l'allenatore della Lazio Piero Spadaruga, Federico Foglia, amico degli imputati e della stessa persona offesa, e Giulio Barra, fidanzato di Beatrice Sorbillo. Infine chiediamo anche noi l'esame degli imputati. Signor pubblico ministero, vorrei che mi potesse dare l'accusa. Ispettore della polizia, Paola Chiesi, signor presidente. Prego, ispettore, legga la formula di appello. Consapevole della responsabilità morale che mi sottostimo con la disposizione, convegno a dire tutta la verità e non affronto nulla di quale mia conoscenza. Prego, ispettore, fornisca le sue finalità. Sono Paola Chei, nata a Severia Mannelli, il 24 settembre 1973 e sono ispettore della Polizia di Stato nella seconda sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Catanzaro. Grazie, ispettore. La prego di rispondere alle domande del pubblico ministero e del difensore. Prego, pubblico ministero. Grazie, presidente. Ispettore Chei, ci può dire come avete avuto notizia per le indagini? Signor presidente, data la commissione della faccenda, chiedo di essere autorizzata a condurre gli altri considerazioni autorizzato. Lei è autorizzato. Prego, continui pure. Gli altri sono stati trasmessi dalla questura di Catanzaro alla Polizia Postale e in particolare alla sezione della diretta a seguito del fondato omicidio della minore, di cui ho avuto notizia all'ufficio di polizia presso l'ospedale di Catanzaro. C'è poi stata una querela contro gli accusati, sporta dal padre della minore, in cui riteneva che il gesto della ragazza sia di imputare contro l'istigazione subito attraverso i mezzi informatici, in un quadro di cyberbullismo. Qual è esattamente il motivo che quella città di prima diceva nella sua querela con il caso del tentativo di suicidio della figlia di Nose? Sosteneva che nel telefono di Gaia erano presenti foto di pornografia minorile in cui si riteneva la stessa ragazza nuda e in atteggiamenti volgari,
insieme ad alcuni compagni di classe e asseriva che queste foto stessero circolando nel loro ambiente sempre tramite WhatsApp e questo in definitiva aveva determinato la scelta suicida della figlia. Ora, a seguito delle indagini da voi condotte, siete riusciti a risalire che messe in circolazione su internet le foto che ritraggono la vittima, vale la notte del 26/9/2014, e gli atteggiamenti che vediamo agli atti e nelle fotografie assunte come prove in giudizio? Allora, sul gruppo WhatsApp denominato Tabernacolo, suo amministratore di voto di Mirko Morelli, la prima foto è stata postata dall'imputato Luca Camera il 4 ottobre 2014, e da qui l'immagine è stata condivisa un numero elevato di volte tra gli appartenenti della loro scuola in mano. Tutti e tre i imputati hanno postato e condiviso le foto di Gaia e gli appartenenti che conosciamo per la verifica della prosecuzione del tribunale. Sì. Come lo avete stabilito? Innanzitutto, a seguito del sequestro del telefonino della vittima Gaia, due copie sono stati individuati i ragazzi e tutti le fotografie. Abbiamo proseguito le indagini in tutto questo e che vai portato a disposizione dei ragazzi che agiscono con i giudicati. Su tutti i smartphone sono state individuate le foto di inserimento sebbene fossero state cancellate. Avevano dunque tentato di nascondere? Erano state di certo cancellate, ma i nostri programmi investigativi permettono facilmente di risalire anche i file cancellati. Quindi non ci sono dubbi che le foto siano tramitate di buttare la luce? Su questo nessun dubbio. Bene, passiamo adesso al logo. Cioè a seguito della pubblicazione di quelle foto. Sbaglio con le messaggi di imputati che prendevano pesantemente la vita della ragazza? Obiezione. La domanda è suggestiva perché così si suggerisce una risposta affermativa. Accolta, la prego di formulare la domanda. Qual era il tenore dei messaggi inviati dai deputati nei confronti della vittima? Le foto che subivano dopo quelle iniziali che condividevano erano spesso foto contagi in cui si giustapponeva la faccia della ragazza sui corpi di altri corpi con comportamenti sessuali. Nei messaggi si rivolgevano a lei chiamando la troia, zoccola e simili volgarità, cercando di metterla sempre alla berlina. Mi pare di poter dire che erano abbastanza pesanti. Grazie, ispettore. Ho finito, signor Presidente. La parola a lei, Teresa. Avvocato, chi si vuole iniziare? Io, signor Presidente. Allora, ispettore, su quanti casi simili a quello oggi all'esame ha già indagato? Questo è il finito. Possiamo quindi dire che lei ha un po' di esperienza di resoconti delle conservazioni e delle chat che coinvolgono i minori? Senta un po', in un ambiente dove non si sentono sorvegliati, come su un social network, ha notato se talvolta i ragazzi eccedono in comportamenti e in battute che altrove chiameremo sopra le righe? Mi oppongo, la domanda è generica e si riferisce a quanto estraneo al processo. Avvocato, la prego di attenersi ai dati del processo. Mi spiego meglio. Pensiamo che attraverso la realtà ribella di conformista per l'antonomasia, l'adolescenza. Ora, la media dei ragazzi che lei ha messo sotto la lente di ingrandimento nelle indagini di polizia usa parole volgari, un linguaggio scurrile e fa continui riferimenti al sesso? Sicuramente non dovrebbe essere controllato, sono molto presenti sia le parole tracce che le attenzioni volgari e anche i riferimenti al sesso, ma questo non vuol dire che sia normale trovare su tutte le agende dei minori foto di pornografia minorile. Questo è chiaro, ma venendo al nostro caso, già nei verbali degli interrogatori degli imputati alla polizia postale vi erano le dichiarazioni in cui non si negava di aver scambiato le foto di Gaia di quella famosa sera e quindi, se vogliamo, era anche inutile andare a controllare i telefonini. I ragazzi hanno sempre dichiarato di aver scambiato le foto, ma dietro una chiara richiesta di Gaia, la quale teneva a far circolare le fotografie che le ritenevano in atteggiamenti provocanti, poiché era in cerca di notorietà. Invece, circa la presenza dei fotomontaggi, che è l'argomento che più mi preme. Lei può di certo assistere che loro fossero stati convenzionati dagli imputati per il gruppo su WhatsApp? Sono stati di certo postati da loro sul gruppo WhatsApp. Postare però non significa che siano stati loro a farli. Non è forse vero che nei vostri fotomontaggi, ragazzi, spesso che arrivano li avete trovati su